Bentornati a tutti cari spettatori. Allora, sempre qui è GFG che vi parla. Allora, l'ultima volta, l'ultima puntata, l'inizio di questo gioco è riuscito a distruggermi. Difatti ho chiuso il finale, ve l'ho detto, ho detto vabbè, vediamo, è fuori dalle mie corde. Poi dopo un po' ci ho pensato, ho detto magari il bello inizia adesso, voglio ancora provarci prima di disinstallarlo. E quindi non lo so, quindi ragazzi continuiamo, vado avanti ancora per un po', magari fino alla fine, se riesci a prendermi, come faccio di solito. Io tendo a farli questi qua di Supermassive Game, cerco di farli tutti una volta, e l'altro all'inizio, cioè prima, la puntata precedente non ce l'ho fatta, proprio tutto il preambolo, tutto il primo capitolo è riuscito proprio a portarmi, cioè a rompermi le palle, ma ha stracciato le palle sinceramente, proprio detto che dopo un'ora e mezza di gioco non è che puoi insistere quando dici mamma mia che dialoghi, mamma mia che roba. Comunque vabbè, tolto Tedraimi, lui è un mito, comunque non c'è cazzo da fare. Dai, scherzo, magari vediamo, no, non scherzo sul fatto di Tedraimi, però ci provo, proviamo a continuare, vediamo come prosegue. Do ancora una chance al gioco, magari gliene darò ancora un'altra, però vediamo. Quindi iniziamo. Ok, va bene. Non importa. Esatto. Tranquillo, ti presto una cuffia. Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Non mi vorrai licenziare? No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore, devo rispondere. Oh, sì. Oh, scusa. Pronto? Sono ragazzi. Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se è ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo in tre. No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. E certo, adios. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo... ho sentito... intendo, non ho sentito cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. E comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì? Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh, se solo sapessi. Quindi, di cosa volevi parlarmi?
Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Ma sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa? No. No, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi evitare le storie di fantasmi. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. E sarebbe? Non si canta più il kumbaya? Santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Davvero, Chris, dimmi che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai. Dammi un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Mi saluteresti, Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Li rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee, beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene? Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone, ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Dove le avevo lasciate? Squagliamocela. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene, perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! Qual è il problema? Cacchio, non lo so, penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio caput. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, scendi. Ho capito. No. Oh, merda! Eppure vi avevo detto di controllare tutto! L'abbiamo fatto, infatti dovrebbe andare. Ah sì? Beh, i dovrebbe non portano mai da nessuna parte, non credi? Oh, merda! Ok. Non è un problema grave, passeremo un'altra notte qui. No! No! Stai zitto! Fammi pensare. Ok, calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione.
Ryan, vieni un secondo. Devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte. Nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok. Un domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Promettimi che lo farai. Ehi, dobbiamo stare dentro la baita fino a domani. Perché? Dove te ne vai? Ryan, devi fidarti di me. Come faccio io con te? Puoi farlo? Chiudi le porte! E vedete di non fare troppo rumore! E quindi... che diavolo voleva? Beh, ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma! Stiamo scherzando? Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure possiamo fare qualcos'altro. No. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva? Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Tu che dici? Sì, ci sto. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... e quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, ma... guarda che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere paparino. Sì, beh, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come ha detto Chris. Ryan, e dai, amico. Aspetta. Ok, accattieri! Comitato della festa, forza, dai! Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo! The sun go down.
Speravo nel tuo ritorno qui da me. Vediamo cosa hai trovato. A mani vuote. Devi guardarti attorno. Trova le mie carte e io ti aiuterò. Da dove vengo ci proteggiamo a vicenda. Trovale, ti prego. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte. Ed eccoci qua, sperduti, nei boschi selvaggi con solo il nostro istinto a guidarci. Riusciremo a restare umani o finiremo a cibarci dei cadaveri degli altri come i sopravvissuti di quel famoso film sul disastro aereo? Prima portata, Filet Jacob. Saporito e carnoso, questo raro manzo può lasciare un retrogusto piuttosto irritante sul palato. Un piatto ricercato, non c'è che dire. Andiamo. Wow. Che c'è? Sembra che cerchi di avvitare un chiodo con una salsiccia molle. Oh mio Dio, ho quasi fatto, ok? Ma che cazzo? E comunque le tue analogie mi feriscono. Ci siamo quasi. Un attimo. Yeah! Oh! E sipario? Potevo darlo io il calcio. Me l'hai preparata? Ok. Allora, se fossi una birra, dove mi nasconderei? Ma beep. Cosa fai? Beep? Oh! Ah, è il mio birradar. Mi dar A della birra. Ah, com'è che mi accorgo solo ora di quanto tu sia super stupido? Cosa? Ma è il mio birradar! Io sono richiesta di là. Uffa, i bambini hanno fatto razzia. Mr. H amava i suoi accessori. Mi sa che è un po' chiusa. Era prevedibile. Oh! Oh, sì, cazzo! Tombola! Ehi, guarda che meloni giganti. Vedi? Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. O la seconda più divertente. Ok, allora vi lascio soli soletti. Vado a cercare roba per la festa. Arum scarum.
Che robaccia. Chissà che cosa c'è qui. È chiusa. Porca trota! Che hai? Ti sei fatta male al piede? Sta zitto. Fatto. Wow. Ma quanta abbondanza. Mercanzia, portami via. Ecco perché la teneva chiusa. Dici che si incazzerà se prendiamo qualcosa? Che cosa? No, è lui che ci ha lasciato qui. È come abbandono di persone. Giusto, sì. Ok. Vediamo cosa abbiamo qui. Resta lì. La porta potrebbe chiudersi. Oh! Perfetto! Dentro fuori. Missione compiuta. Boom! Voglio dare un'occhiata. Ok, fai pure. Jacob, vieni a vedere. Ma non posso, sto reggendo la porta. Sembrano forniture da campeggio. Oh, ok, ci sono delle tende al campo, quindi dai, andiamo. Sarà stato un orso. Oh, fico. Cos'è? Un fucile. Oh, fico! E un codice. Ok, basta. Ah, quindi vuoi portarti il fucile, eh? Sì, per gli orsi. Ok, allora cerco qualcosa per trasportare il bottino al campo.
Bene. E vai. Ehi, è brava. Che altro c'è? Solo fuochi d'artificio. Oh, oh, sul serio? Sì, ma non penso dovremmo... No, Emma. È un segno. Sai, ci sto. Prendiamo. E vai, sì, figata. Oh, se non fosse chiaro, figata. Ehi, ho trovato degli zaini un po' rovinati di là. Sono tutti strappati e sembrano sporchi di una cosa tipo sangue. Oh, oh, ferma. Non ti muovere. Oh, grande! Una busta di Butter Pops! Al burro di arachidi! Fottuti Butter Pops! E io dovrei conoscerli. No! Che c'è? Non ci credo! Ok, Pop pop, vive Butter Pops! Pop 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 in allegria! Pop. Dico sul serio, sono il miglior snack di tutti i tempi. Che sono? Non sono popcorn. Cosa? No. Non sono come i popcorn. Sono tutta un'altra cosa. Come fossero un mondo a parte. Un altro snack. Senti, questi non li mangio da una vita. Sentirai che prelibatezza. Aspetta, ma non hanno una data di scadenza? No, vanno ancora bene. Oddio, saranno lì da 20 anni. Ok, non mettevano ancora le date di scadenza. Ma sono buonissimi. Boh. Oh mio Dio. Va bene. Ok. Prima ho visto una scarriola proprio qui fuori. Possiamo caricarci il bottino? Cosa hai detto? Bottino? È come un tesoro. O una botte. No, prima di quello. Scarriola? Sì. Ok. È tipo un carrellino con le ruote per spostare la roba pesante. Ah, ma certo. Prima le signore. Grazie. Dov'è? E vai! Il Sancta Sanctorum. È solo un ufficio. Questa è la stanza dei bottoni. Ok, sì, dai, sbrighiamoci. Certo, dammi solo un secondo per... E... fatto. Podcast. Già. Fico. E come si chiama quello che stai ascoltando? Bizzarro e buona fede. Quindi fantasmi e affini? È più... sì, diciamo... misteri e affini. Storie di fatti strani. Trattati, in... buona fede. Buone e fighe. Capito? Buone. Aiuto moglie ad arredere. Bene, controlliamo se Mr. H ha dei segreti inconfessabili? Non so, mi sembra irrispettoso frugare fra le sue cose. Ok, a me no. Che segreti potrà mai nascondere il proprietario di un campo estivo pieno di marmocchi impressionabili? E Mr. H, lo so, è a posto. Io mi fido di lui. Ehi, perché ha un fucile? Chris,
Mr. H mi ha detto che gli serve per gli orsi. Orsi? Qui? Sì, sì, dice che non si avvicinano mai perché lui ha quel coso. Già. Lascialo lì. Lascialo lì. Ma stasera abbiamo la festa nel bosco e se dovessero arrivare a trovarci gli orsi? Ok, è come dice sempre mia mamma, divertiti pure, ma prendi precauzioni. Beh, credo parlasse di preservativi. Io non mi scopo gli orsi. La cosa più feroce che ho visto in questo bosco sono gli scoiattoli. A me fanno paura. E va bene. Beh, se dovesse servirci, sappiamo dov'è. Come vuoi tu. Kaylee e Caleb Hackett. Strani ragazzi. Per me no. No, anche per me, ma sono un po' sfuggenti, diciamo. Ma guarda un po', e questa cos'è? Hai sentito? Che cos'è, una botola? Sì, penso porti in cantina. Ah. Ma perché Mr. H dovrebbe avere una botola in ufficio per andare direttamente in cantina? Forse c'era già prima che fosse il suo ufficio. C'era qualcosa prima di lui, ha un milione di anni. Sarà solo uno scantinato. Sì, oppure è una via di fuga perfetta se le cose si mettono male. Ok, oppure è uno scantinato. Avanti, aprila. Guarda un po', è uno suo pozzo senza fondo, quindi... Esagera di più. Scendi giù a dare un'occhiata, da qui tu ci passi. Vacci tu, tu l'hai aperta. Ah, a dire il vero preferisco non sapere cosa si cela laggiù. Rovinerei la magia. Sì. Bella poltrona, ne vorrei una così. Raga, che Mr. H non ti becchi mentre ti fai un giro con quella. Drin, drin, drin. Oh, scusa, bello. Devo proprio rispondere. Pronto, Hackett's Quarry, campo estivo. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Come posso aiutarla a rendere questa giornata perfetta? È la tua imitazione di Mr. H? Ah, sì. Sì. Sì, ha ragione. Deve comportarsi meglio con Dylan. Scusi? Dovrebbe dare a Dylan il suo numero. È un po' azzardato, ma vedrò che cosa posso fare. Come no? Oh, Laura Kearney e Max Brinley. Ah già, i due che non si sono presentati. Già, i due stronzi che ci hanno fatto fare gli straordinari quest'anno. Ehi, andiamo, lascialo lì, dai! Come vuoi, boss. Oh, un reperto storico.
Dammi il tuo numero, voglio provarlo. Perché? No, così, almeno puoi dire anche tu che qualcuno ti chiama ogni tanto. Battutona. Grazie, ho un talento, lo so. Pronto? Cosa? Chi è? Pronto? Strano, sembrava una voce. Meglio se non tocchi tutto. Va bene. Non puoi velocizzarlo? Posso fare il tifo, forza, dateci sotto. No, non funziona. Bisogna aspettare. Ehi, Ryanator, passami le chiavi. Così puoi ficcare il naso nelle zone private di Chris? Oh, scusa, è qualcosa a cui hai diritto soltanto tu? Ah, Redo. E dai, che male c'è se guardiamo? Non sei un po' curioso? Non tocco nulla, giuro. Ok, non fare casini. Non posso promettertelo. Al primo colpo. Io non ci speravo. Questa è alta moda. Mister H ha le idee chiare. Così pare. Wow, cioè... No. Ehi, forse è meglio non... Ryan... Wow, ma che cazzo? Sono Monitor, questo è il campo. Mister H ci sta spiando. No, no. Davvero, no, no, non ha senso. Servono per controllare i sentieri nei boschi intorno al campo. Certo. Le telecamere puntano fuori dal campo, non servono per spiare i bambini. Tranne se scappano nel bosco. Saranno solo, penso... fototrappole. Cosa sono le fototrappole? La gente le usa per riprendere cose strane nel bosco. Ok, tipo cosa? Tipo Bigfoot e cose del genere. Ah, ok, quindi dovrò cambiare parere. Mister H non è un pervertito che ci spia, ma sai, no? È solo un complottista del cazzo. Veramente Bigfoot non è un complotto. Ok, va bene. Allora è un aspirante criptozoologo. Forse ascolta il tuo stesso podcast. Certo, sì, come dici tu. Ok, ma perché preparare tutto questo e poi nasconderlo dietro una porta segreta nell'armadio? Insomma, non è segreta, è solo nascosta. Sai, da altro. Funzionano così i segreti, Ryan, e questo è strano, super strano. Sì, non dico di no, è vero, ma... Deve per forza esserci qualcosa di più qua dentro. Dylan, non sono affari nostri, e se davvero vuoi saperlo, puoi chiederglielo domani. Non sarà una conversazione imbarazzante per niente. Ok, sì, magari lo farò. Ok. Io me ne vado dall'antro segreto. Divertiti. Hai appena ammesso che è un antro segreto. Che cos'era? Non importa.
Wow, qui dentro c'è roba pesante. Ecco, magari vedi di non toccare. Nulla di divertente. Bene. Carichi. Ehi, finito. Meno male, andiamo. Grazie. Sarebbe più facile con la motosega di Mr. H. Non è tanto male qui, senza i bambini. Già, rompono un sacco, eh? Già. Le tue lezioni di disegno erano calme. E tu come lo sai? Ero di passaggio. Ma la mia classe è infinitamente lontana da tutto. Sì, beh, ma c'è una scorciatoia lì vicino. Da che parte andiamo? A te la scelta. Bella scelta. C'è la legna migliore. Legna migliore? Sì, quella da usare per il fuoco. Dici che basterà? Non credo. Quindi in questo posto c'era davvero una cava? Già. Qui sotto ci sono grotte profonde, come una specie di alveare. Fico. Secondo te è sicuro? Perché hai paura? No. E tu? No. Dimmi, tu pensi mai al dopo? Tipo, dopo la morte? È un po' triste. No, intendevo al futuro. Sì, ogni tanto. Di continuo. Ogni minuto. Ti capisco. Ogni tanto ho provato anche a lasciare che accada. Eh?
Cioè, tutto ciò che accade ha una ragione. Come fosse predeterminato il fato. Non lo so, non credo stia a noi saperlo. Sì, ma il destino sembra un po' comodo. Ovvero? Ovvero, se tutto è predeterminato, quando fai qualcosa di brutto puoi limitarti a dire: beh, non è proprio colpa mia, perché è tutto già scritto e io non controllo veramente le mie azioni, non credi? Non l'avevo mai pensata in quest'ottica. Cioè, sì, va perfettamente bene se tu la vedi così. Sì, no, certo. Già. Ho capito dove siamo. Sì. Vieni su. Ecco, Reggie. Certo. La vista qui è proprio... wow. Cavolo, Abby, sei bravissima. No, no, non è vero. Giuro, non lo dico tanto per... È solo una bozza, ma se butto giù l'idea, poi mi aiuta a ricordare. È bello sapere di avere un talento. Sì, è vero. Insomma, non è sempre facile scoprirlo, no? Sono certa che hai molti talenti, Nick. Sì, certamente, solo che... non so quali. Lo capirai. Ehi, hai sentito? Eh? Non sarà nulla. No, ascolta. C'è qualcosa lì. Guarda! Oh, è così piccolo. Oh mio Dio, quanto è carino. Oh, aspetta. Aspetta. Sei in pericolo. Una creatura di origine ignota ti dà la caccia. Non respirare. Devi trattenere il fiato, inducendo la bestia a credere che tu sia solo un cadavere. Cosa c'è di bello a cacciare qualcosa che è già morto? Nota l'immagine alterarsi o il suono cambiare con l'avvicinarsi della minaccia. Quando il pericolo è passato, scappa.
Scegli il momento giusto e corri per salvarti. Attenzione. Espirare o scappare al momento sbagliato può farti diventare la preda della creatura, causando gravissime conseguenze. Per un pelo. Quella belva mi ha quasi fatto a pezzi. Mi spiace, scusami. Oh, maialino curioso. Chissà che cosa dirà quel maiale di suo marito. Come sai che era una femmina? Oh, l'ho guardata bene. Sembrava attratta da me. Oh, ti sei trovato la fidanzatina. Non era tanto Ina. There's no escape. So, so I'll grab my. È meglio se torniamo. Mi ridanno il telefono e al massimo mi fa da fermacarte. Caitlin, indovina? Mister H è un cazzo di voyeur, con tanto di telecamere e una stanza segreta. No, non è... Aspetta, frena. Cosa? Ha occhi dappertutto, ci spia continuamente. Falla finita, dai. Ha solo messo delle fototrappole di sorveglianza per controllare il bosco. Ah, non ti sembra strano? Beh, deve controllare la zona per i bambini. Traccerà gli animali selvatici. Quanto siete noiosi voi due. Comunque, come procede qui? È tutto pronto? Beh, ho visto una luce strana nella casa sull'albero. Era molto inquietante. Forse era la ragazza di Ryan. La strega di Hackett's Quarry. Ti ho chiesto di non dire strega di Hackett's Quarry in mia presenza. Che male c'è a dire strega di Hackett's Quarry? Finito? Mi sono appena resa conto che dopo stanotte potremo non vederci mai più. Non puoi averlo pensato ora. Creavo l'atmosfera. Atmosfera? L'atmosfera, lo spirito, no? A proposito di atmosfera, io ho molto da fare. Le playlist non si creano da sole. Cioè, a volte sì, ma... Ok, Ryan, vienimi dietro. Attenta le parole. Oh, mi hai capito. Ah, Binic, che tempismo. Abbiamo la legna?
Dovremmo essere a posto. Per lo più sono rametti. Oh, vanno bene. Qui c'è già una pila di legna. Ne avremmo portata altra, ma sfiga vuole ci fosse un maiale o un cinghiale. Ma Nick è stato coraggioso e l'ha affrontato. Siete sicuri di stare tutti bene? Vi siete fatti male? Stiamo bene. Poteva andarci peggio. Ora che ci penso, Nick ha trovato una nuova fidanzata. Oh, dimmi tutto. Oh. Oh. Consegna speciale. Wow, wow, wow. Ma da dove viene quel fucile? Ehi, hey, calmati, ok? Non è neanche vero. Cioè, è un fucile vero, ma è solo per sparare agli orsi. Era dentro al magazzino. Ok, e va bene. Va bene, lo mettiamo via. Grazie. Non si scherza con le armi. E abbiamo qui per voi un'accurata selezione del meglio del meglio che Hackett's Quarry ha da offrire. No, non ci credo. Sì, devi crederci. Pop, pop, viva, viva i Butter Pops. Pop, pop, pop in allegria. Pop. Non pensavo che li vendessero ancora. Oh, ehi, ehi, ehi. Giù quelle manacce, cowboy, ok? Questi sono prenotati. Prima me li sventoli in faccia e poi mi dici niente pop, pop, pop in allegria. E dai. Emma, il fucile, grazie. E mi vuoi sparare per questo? No, idiota, aspetta, ce li giocheremo al tiro al bersaglio. Non ci sto, puoi scordartelo, no. Ok, scordatevi che vi lasci da soli con un'arma. Dai, andiamo al poligono di tiro, è qui vicino. Ok, tranquilla, ok, senti. Noi due, confronto all'antica. Primo premio, la busta di Butter Pops, tutta per te. Ma... mi sa che tu non li vuoi davvero, eh? Ok, ci sto. Sì, e vai! Jacob, dammi il fucile, ora. E nessuno lo prenderà in mano se continuerete a fare i coglioni. Ok, allora fai l'arbitro, ci serve qualcuno di neutrale. Ma ti sei già scordato della festa, Jacob. Non muore nessuno se fai una quest secondaria, non ci vorrà molto. E dai! Ti prego. Ok. Sì. Vada per il confronto all'antica. C'è una radura che sembra adatta qui vicino, ma se vi vedo fare gli scemi, vi confisco questo giocattolo. Faremo i bravi. Oh mio Dio. Ok, bene. È giusto che tu sappia che sono un gran tiratore. In 3 anni... ho vinto 3 premi come migliore del campo. Te lo dico solo per non farti illudere troppo, Nick. Ma se ti ritiri adesso, potrei persino darti uno dei miei Butter Pops se fai il bravo. No, grazie. Non mi hai visto sparare. Già, perché non hai mai sparato prima. Certo, e tu che ne sai? Ok, lo saprei se tu avessi okay, realmente... Ok, basta così, avete rotto. È davvero adorabile il vostro macismo. Ma adesso che siamo al poligono, le regole le faccio io. 0 obiezioni, chiaro? Ok, bene. Sistemo i bersagli e prendo i proiettili. Non muovete un dito fino a quando non torno. Ok, sono solo io e molto sexy quando fa la leader così. Io sono sempre sexy. Sì, ok, grazie, ciao, ciao. Allora, com'è andata la passeggiatina con Abby? È andata bene. Ehi, bravo! Quindi che è successo? Beh, abbiamo chiacchierato. È intelligente. E poi? Poi? E poi hai concluso? Dai, fai schifo. No, non fraintendere. Abbiamo tutti l'ansia da prestazione a volte, ma tu devi muoverti prima che un vero uomo te la soffi. A proposito, adesso ti mostro come spara un vero uomo. Oddio, non avete ancora smesso di fare i coglioni? No, penso che abbia dei problemi. Ok, ti prego, dammi il fucile. L'avrai quando lo decido io. Ok, aprite bene le orecchie e faremo così. Mirate al bersaglio a sinistra. Prima Nick, e poi tocca a Jacob. E le dita via dal grilletto se non siete pronti. È chiaro? Sì, signora. Ok. Ricordate, c'è dispersione e anche rinculo. Fate attenzione, non siete degli esperti. La torcia serve per mirare, ovvio.
Ottimo, Nick! Un punto! Ok, forse ci siamo messi un po' troppo lontani. Andiamo più vicino. E forza, impegnatevi. Ci siamo. Forza, Nick. Impegnati. Bel colpo. Solo culo. Un punto a Nick. Bel lavoro, Nick. Bene. Vediamo che sai fare. Ok, forse vorrai coprirti gli occhi, Nick. Non vorrei peggiorare la tua ansia da prestazione. Sì, bravo, va bene. Chiudi il becco e spara, Jacob. Oh, pensavo che fossi il tiratore più fico di tutto il campo. Sì, ma con un fucile serio, cavolo, non con questo cannone blaster. Finirai per sparare a qualcuno. No, figurati, con la mira che si ritrova. Ehi! Ok, squalificato per troppa idiozia. Cosa? No! Scusa, Jacob, non prendertela. Povero Jacob. Io non volevo dirlo, ma... Siete molto cattivi. Boom, non è mica finita. Ma che... Wow. Pop, pop, viva i Butter Pops. Ok, ho un'idea. Giochiamo. Dai, ragazzi, potremmo non rivederci dopo stasera. Rendiamola memorabile. Cosa hai in mente? Cosa se non il gioco dove tutti mettono a nudo i propri segreti, obbligo verità, ma con le mie regole. Ok, ecco le regole. Si deve scegliere obbligo verità. E chi ha scelto deve obbedire. Niente se e niente ma. Quindi le solite regole. Esatto. Possiamo obbligare qualcuno a baciarsi? Se ha scelto obbligo, sì. Se sono tutti d'accordo, chiaro? Ottimo. Ehi, trattieni i bollori fino al tuo turno. Allora chi va per primo? Beh, l'ho proposto io, perciò... Abigail. Che scegli? Verità. Siamo un po' pavidi, eh? Va bene, allora. Hai mai fatto sesso con qualcuno? Io... Ehi, vacci piano, non esagerare. Aspetta, non ho finito. Hai mai fatto sesso con qualcuno qui al campo? No. No, no. Mi spiace. Ok, Abby, tocca a te. Ok, bene. Abby, ti prego, scegli qualcuno. Ok, ok. Non lo so. Din din din, peccato. Tocca a me. Ryan, obbligo o verità? Obbligo. Forza, sentiamo. Ok, Ryan.
Il tuo obbligo è di scegliere. Si può fare? Posso fare ciò che voglio. E io obbligo te a baciare o Caitlin o Dylan. Wow. Allora, perché non posso baciare entrambi? Mi spiace, non faccio le regole. Ah, le hai appena cambiate, ma ok, proseguiamo. Caitlin, ti spiace? Sempre ai vostri ordini. Va bene, adesso chi scelgo? Ma io e Jacob non abbiamo ancora giocato. Giusto. Caitlin, che scegli, obbligo o verità? Verità. Sì, verità. Vediamo. Quando eri piccola, cosa sognavi di fare da grande? È una domanda un po' noiosa. Devi rispondere? Beh, la risposta è... non lo so. È la verità, mi spiace. Beh, adesso è il mio turno. No. Cosa? Mi sa di cazzata. Ok, va bene, beccata. Volevo fare l'artista di strada. Ma dai! Artista di strada? Vuoi dire... una... No, coglione, come un mimo, una di quelle statue viventi che si muovono quando le paghi. Io Caitlin che fa il mimo. Non riesco proprio a immaginarlo. Grazie, sei in gamba. Ora tocca a me. Emma. Obbligo. Emma, voglio che adesso baci... Jacob? Nick. Ok. Allora. Scusa, Nick. Non è un vero obbligo, ovviamente. Non so se fatti è una da buona parte. Idea. Scelgo Nick. Cosa? Ma scherzi! Ehi! Ehi! Grazie, Nick. Baci la mia ragazza, stronzo. È soltanto un gioco. Ehi, non sono la ragazza di nessuno. Certo che sì, è solo un gioco. Col cazzo che è un gioco! Jacob, cresci un po'. Mi sa che adesso devo raggiungerlo. E tu dovresti andare da Abby. Bene. Giochiamo a Monopoli? Che c'è? The devil's gonna come when the sun go down. Fa il culo. Rieccoti. Come sempre sono lietissima che tu sia qui. Bene, dunque. Cos'altro hai trovato? L'appeso. L'appeso significa arrendersi,
e così facendo avere una nuova prospettiva. Quindi guarda bene e considera che delle volte bisogna essere sospesi per potersi lasciare andare. Ma queste sono solo parole. C'è altro da mostrarti, se mi è permesso. Non ho altro da dire per ora. I segreti rimangono sepolti e buia diventa la notte. Ti rivedrò, puoi contarci. Attenzione, dove i lupi vanno, i corvi seguono. Stupido gioco. Neanche avessimo 10 anni e a me che cosa importa? Che baciassero chi vogliono, stupido. Stupido! Bene, dove diavolo sono finita? Abby, non ti vedo. Sono qua giù. Arrivo. Nick! Ehi. Ehi. Ciao. Sei... scappata. Scusa, il fuoco. C'era troppo fumo. Mi mancava l'aria. Sì, hai ragione, c'era un sacco di fumo là intorno. Mm-hmm. Ma non dovevi andartene. Allora, serata interessante, eh? Oh, non me lo dire. Emma voleva far ingelosire Jacob, eh? Tu credi? Beh, insomma, che motivo aveva di baciarmi in quel modo? Giusto. Sono stato solo al gioco. Già, è solo un gioco, giusto? Sì. Andiamo a vedere. Mm-hmm.
cinghiale. Era più ruggito. Allora un orso. Era troppo veloce. Chiamo obbligo verità. È divertente. Cazzo, che stupido. It's cutting me so deep, half the clothes. Now if to burn, I wonder if I wake up here next week. It's only worth it if it hurts. La pratica rende perfetti. Sì, mi sa che mi hai trovato. Certo. Venire qui era più divertente quando avrebbero potuto beccarci, eh? Già, più o meno. Jacob, avevamo detto che questa... Noi
Sarebbe stata una storiella estiva. Sì, no, lo so. È solo... è solo che ti piace dare spettacolo, eh? Jacob. Io non ci credo, te lo sei limonato! E davanti a tutti, per giunta! Cristo santo! Limonato ai 6 anni! No, ma Nick sì! Credo. Io gli voglio bene, ma non penso abbia mai visto una ragazza nuda. Beh, odio dovertelo dire, ma ero io ad avere la sua lingua in bocca e ci sapeva decisamente fare. Ci godi proprio a farmi male. Smettila di brontolare, ti prego, dai. Non era così che sarebbe dovuto andare. Cosa? Sai cosa? Niente. Lascia stare. Ok. Puoi startene qui, da solo. A tenere il broncio e a pensare a me e Nick che limoniamo. Ah, andiamo! O procurarti degli asciugamani. E adesso a che ci servono? Beh, era il patto. Storiella estiva, no? Se non lo sai, l'estate non è ancora finita. Ok. Ce ne sono! No? No, esattamente zero! Coglione! Ma che cazzo? Ok, torna qui e basta, Jacob! Strani numeri. C'è qualcuno. Facciamo che questo non è un problema mio.
sì, come no. Ok, aspettiamo di asciugarci all'aria aperta. O facciamo come fanno i cani. Wow, tu sì che sai ammaliare una donna, non è vero? Beh... Ascolta, non puoi fare finta di niente. Oh sì che posso, perché... Vedi, oh aiuto, aiuto, sto affogando e mi serve un uomo bello e forte, per nulla insicuro, che venga qui subito a salvarmi. Ok. Cosa vedo? Una donna in pericolo? Non temere, esile fanciulla, l'uragano Jake è qui! Tuffa bomba! Oh! Oh! Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, è fredda! Oh! Uragano Jake. Oh, ok, ok, ora è peggio per te, sai? Ehi, basta! Oh, basta fare il muso! Hai barato. Ok, ok. Senti, guarda qua. Ok. Dai, fammi una foto. Sì, per i tuoi piccoli follower, o come li chiami, i 10 ragazzi migliori per divertirsi al campo estivo. Quindi ne ho ancora 9. Cosa? Jacob! Ah, scemo.
Non era facile farli incazzare tutti, Caitlin. Complimenti. Ah, o forse ad Abby serviva una spinta. Sei un genio del male. Chi dei due farà la prima mossa? Nick o Abby? Fammi pensare. Per me nessuno. Non so, per me Nick nasconde una belva. Solo se con belva intendi un docile e pacato cagnolino. Non farti ingannare dalla calma aria da bravo ragazzo. Sotto quei vestiti c'è un fuoco che brucia. L'hai notato anche tu, eh? Bene, che volete fare ora? Giochiamo ancora? Sì, solo noi tre. Ok, Dylan. Obbligo. Sembrava Abby. Oh mio Dio. Troviamola. Ma da dove veniva? Di qua, dai. Abby! Aiuto! Vi prego! Nick! Aiutatelo! Dov'è Nick? Vai da Nick! Vai! Ok, ci penso io. Oh. Quel fucile non è molto preciso, stai attento. Cazzo, capito? Fermo, fermo! Sparo! Cazzo, Nick! Oh, no, no! No! Sì. Ehi, puoi camminare. Andiamo. Andiamo via. Dai, torniamo dagli altri. Andiamo. Gesù,
ragazza mezza nuda che mi aspetta. Che sto facendo? Ok. Ehi là? Abby? Ehi là? Oh, oh, aiuto! Oh, 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 oh. Chi cazzo sei? Fanculo, pezzo di merda! Oh Cristo, ma che cazzo fai? Figlio di troia! Che vuoi fare? Shh. Zitto. Merda. Solo un batter d'occhio e ritorni di nuovo da me. Quindi? Allora? Cosa abbiamo? È la stella. Stelle. Stelle nel cielo notturno. Fari di luce. Sogni di gloria, speranza. O un ricordo della nostra insignificanza. Terribile disperazione. Devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza e a volte verità. Ricorda, non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Vuoi che te lo mostri? Ritornaci allora. Ritorna ad Aket's Quarry. Ad Aket's Quarry te ne ritorni. Ah, ti divertirai. È stato orribile. È stato... Non è... Non so nemmeno cosa fosse. Era veloce. C'era un cacciatore. Ed era... Oh, Abby. Tieni. Cosa? Prova a disegnare. Disegnare cosa? La cosa che ti ha aggredito. Oh.
Nick. Ehi, senti. Sai che ti hanno fatto quei tizi? Quali tizi? Non è il... Sì, il cacciatore. Sì. C'era un tipo. Ma... anche qualcos'altro. Una specie di animale. Che tipo di animale? No, no, c'era solo un uomo che lo portava via. Forse ancora disorientato. Era un tipo grosso e minaccioso. Io... Ehi, 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 sta bene. Sì, è proprio lì. Artigli e... denti proprio su di me. Credo fosse un orso. Un orso adulto l'avrebbe schiacciato. Avevamo detto che non c'erano orsi. No. Cazzo, guarda la guarda. Quella roba nera è un'infezione e si sta diffondendo. Non va bene, per niente bene. Scusa, Nick, scusa. Tranquillo, tutto ok. Cazzo, che male. Dobbiamo amputare. Va fatto prima che l'infezione si diffonda. Cosa? Sei letteralmente un idiota. Ehi, voglio solo aiutare. Servono un dottore e cure mediche appropriate. E anche uno psichiatra. Non mi ricordo molto, non so nemmeno cosa ho visto. Porca troia. Ho un fucile! E lo so usare! Diciamo! Ryan, se fossero Giacomo e Emma... E se non fosse così? Sta attento! Non era nulla. Sì, ma se n'è andato... Scappa, che è meglio! Che coraggio. Allora... la baita ora non sembra tanto male, vero? Oh, fermo! No, non sparare! Fermo! Sono qui per voi! Sta bene. Hanno aggredito Nick e Abby. Nel bosco. Ehi, qualcuno ha dei vestiti asciutti. Sto congelando. Le borse sono nel furgone. Ah, merda, hai ragione. Jacob, dov'è Emma? Oh, cazzo! No, Cristo santo! L'ho lasciata. Emma è sull'isola, le ho detto di aspettarmi lì. Povera. Aspetta, l'isola? Sì, perché? Oh, no, è che mi è sembrato di vederci qualcuno. Qualcuno? No, io non lo so, non ci pensare. Cazzo, l'ho lasciata da sola. Beh, credo che noi andremo alla baita. Oh, Gesù santissimo, ancora non vi ho detto una cosa. C'era un cazzo di corpo nel lago. Cioè... morto? Oh, no. Era uno di quegli atleti olimpici che è finito qui mentre si allenava. Sì, un cadavere, coglione! Certo, come no, Jacob? No, davvero, credimi! Ho pensato che fosse uno dei due tutor assenti, ma non si capiva perché era tutto gonfio e schifoso. Qualcosa non va.
Devo andare da Emma. Che fai? Ehi, mi serve, ok? Chissà cosa c'è in giro. No, ci serve per Nick e Abby. Sì, e io devo aiutare Emma, ok? È rimasta sola. Ma non sa nemmeno se è nei guai. Presto ci finirai tu nei guai. Vuoi farmi incazzare? No, sto provando a salvare la mia ragazza, stronzo! Ho i miei dubbi che sia la tua ragazza, amico. Che... Ma che cazzo? Finitela, cazzo! Siamo nella merda, cazzo! E voi fate gli idioti, tutti e due! Jacob, questo resta a noi. Nick e Abby sono feriti. A noi serve di più. C'è qualcuno qui. Ryan! Scusa. Che stronzata! Portala al sicuro. Se è sull'isola, non corre pericoli. E rischiare un altro incontro ravvicinato con Rambo? No, grazie. Forse c'è una barca alla teleferica. E comunque, posso raggiungere l'isola da lì. Torniamo alla baita. Cerchiamo aiuto. Come? Nick non riesce a camminare. Ehi, ho un'idea. Ok, diamo un senso a questa serata. Ok, indovinello. Chi ha due pollici e si ritrova tutta sola soletta su un'isola sperduta di notte? Questa scema... Beh, un pollice. Un pollice disponibile. Ok. Ed è qui. Su questa strana isola disabitata che questa giovane eroina trova se stessa. Ok, riassumendo, mi sono ritrovata sola su un'isola minuscola, da sola, senza niente da fare a parte riprenderla per voi. Quindi andrò alla casa sull'albero, che sembra affacciarsi su un panorama davvero, davvero incantevole, venite. Le cose stanno così. Non voglio tornare indietro, ovvio, ma anche se volessi... Non posso, dai, sembrerei una che non sa stare da sola mentre lui se n'è andato così, su due piedi. Ah, mi sto lamentando. Beh, esplor lamentando. Oh, fanculo, andiamo. Alla casa sull'albero, compagni d'avventura. E questo è il rifugio per le riunioni. È un rifugio dove riunirsi. Ok, sto provando a renderlo interessante, ma a volte le cose sono quello che sono. Succede anche in amore. Quest'isola è una parte della cava rimasta intatta che si è ripopolata dopo essere stata sommersa dalle acque. Fico, vero? Ok, quando ero piccola, credevo che le isole, beh, galleggiassero sul pelo dell'acqua, come i materassini. Ma ora sono adulta e più saggia. E ho capito che nella vita niente è come sembra. Come quando sarebbe dovuta essere un'avventura estiva e ti ritrovi a fare da babysitter a un bambinone che soffre perché non vuoi fare sul serio e scrivergli lettere d'amore tutti i giorni. E già che ci siamo, non mi dispiace se ne parlo, giusto? Perché? Perché tocca a me scusarmi quando è lui che incasina tutto attaccato come... una gozza? Guardate. Questa è una metafora. Cioè, un... Siamo a un bivio. Appropriato. Ecco la grande domanda. Prendo la via più ovvia, letteralmente, e lascio perdere, o vado avanti su questa strada e mi lamento della mia stupida vita noiosa? Io, dato che non siamo dal vivo, sta a me la scelta. Ok, andiamo verso l'alto. È giusto così.
Probabilmente vi sarete accorti di come questo luogo sia rustico. Beh, non è un caso. Non so come sia casa vostra, ma se non avete mai perso almeno un'ora a togliere una scheggia dal piede di un bambino, non avete niente di rustico. Il bambino sta bene. Sono una brava tutor. E ciò che non ti uccide, beh, ti fortifica. Penso andrò a vedere cosa c'è lassù. Ammetto che non è male. Sapete, è la prima volta che sono sola quest'estate. E mi piace. È un po' la riprova di quello che dicevo su Jacob. So che sarebbe dovuto tornare a prendermi, ma ora che sono da sola, mi piace. Scusa, Jacob, se stai guardando, non prendertela. Sono fatta così. Va bene, vero? Sì, va bene. E poi chissà, forse tra 50 anni ci ritroveremo per caso e ricorderemo che bella estate abbiamo passato al campo estivo di Hackettscore da giovani. E quella scintilla che ci ha cambiato la vita per sempre. E anche se avremo 70 anni o giù di lì, faremo comunque cose folli a letto. Ehi, può succedere! Mai dire mai, vero, Jackie caro? Come si dice? Chi vivrà, vedrà, giusto? Saremo i vecchi più fighi, sexy e sfrenati di sempre. Ma per ora, ognuno per sé. Scusami, bello. È ancora caldo. C'era qualcuno poco fa. Disse il corvo mai più. Mi sa che dovrò salire con una mano sola. Ah, brutto segno, vero? Ah, merda. Voglio che sappiate che me la sto cavando alla grande con la scalata. Ok. Questa è la super lussuosa casa sull'albero. Ovviamente. Costruita nell'anno 1800 culo da un architetto cieco, con legna di pessima qualità, chiodi arrugginiti e nastro adesivo che neanche esisteva. Un classico dell'edilizia locale. Tesoro, sono a casa! Come dici, scusa? Ho scordato di mettere a letto i bambini. Ma bene, che gran bella accoglienza. Rifatevi gli occhi, gente! Il fascino del campo estivo tutto per voi. Oh, guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini, oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Ma non riconosco niente qui. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna tra le cose altrui, oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte? Qui non ci sono risposte giuste.
E zaino sia, così almeno metto qualcosa addosso. Direi che avete visto abbastanza. Bene. Ok, dunque. Credo che ci sia qualcosa. E quindi non salterò per lo spavento, ve lo posso promettere. Addio, mondo crudele! Il sipario sta per calare e non c'è tempo per fare il bis. Tranquilla, sta bene. Ti fa male? No, no, scusa, ho solo molta fame. Ti troviamo del cibo, ok? Sì, ok. Su, su. Cavolo, mangerei un cavallo. Beh, non credo potremo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali. Io odio i cereali. Questa è la chiave per l'infermeria. Vedi se trovi qualcosa. Speriamo almeno di riuscire a pulirlo. No. Ti prendo qualcosa. Noi cerchiamo un telefono fisso. Oh, sì. Ce n'era uno nell'ufficio di Mr. H. Già. Torniamo subito. Ricevuto. Speriamo che vada tutto bene. Credi che in infermeria sia rimasto qualcosa di utile? Caitlin sa il fatto suo.
Dici, alla fine non doveva lavorare lei in infermeria quest'estate. L'hanno assegnata lì perché mancava un'altra ragazza. Meglio di niente. Andiamo a cercare aiuto. È strano vedere questo posto deserto. Non sei mai venuto qui di notte durante il campo estivo? Cosa? No, perché tu sì? Qualche volta, sì. Dove vai? Ho sentito pronunciare il mio nome. Non ho sentito. Non credo che la ferita di Nick sia così grave. Beh, meno male. Già. E quindi? Cerchiamo aiuto. Chi chiamo? Mr. H? Ho solo il numero di questo ufficio. Ok, allora il 911? Vuoi dire il 911? Che dice il 911? Non saprei, io... Va bene, sì, ma che cosa... Devo chiedere, la polizia? Un'ambulanza? Polizia. Sì, senza tanti giri. Quindi mi diranno 911 mi dica e io invece aiuto, aiuto. I miei amici sono stati attaccati da un orso o... Non un orso, ma un animale coi denti. E non sappiamo quanti altri ce ne siano, né quanto siano furbi. Forse in questo momento si stanno organizzando per tenderci un agguato, quindi ci serve aiuto. Sì, sì, così va bene. Ok. Che c'è? Morto. Beh, è strano. A volte capita, da queste parti. Nel momento in cui chiami la polizia? È una coincidenza. Hai provato quella cosa di... Cosa? Guarda. Che stai facendo? Non lo so, fanno così nei film quando il telefono non va. Premono quel cosetto. Noi non siamo in un film. Ok, va bene, però tu che ne sai? Forse è proprio quello che vogliono farti credere. Ok, questo telefono è fuori uso. A nessuno prende. Dove altro possiamo trovare una linea fissa? Non è una linea fissa, ma... Cosa? Nel capanno della radio c'è un po' di attrezzatura. Da dove facevi gli annunci? Dove componevo la colonna sonora dell'estate, sì. E dove facevo anche gli annunci. Lì c'è della vecchia attrezzatura, mi sa. Forse possiamo utilizzarla per mandare un messaggio. Va bene, sì. Andiamo e proviamo a contattare qualcuno da lì. Rimettilo a posto. Lo metterò a posto una volta che siamo al sicuro e con i soccorsi in arrivo. Ok, ma attento. Tranquillo. Ok. Sarà stato il maltempo? Quale maltempo, Ryan? Forse... magari gli orsi? Orsi? Perché continuate a incolpare gli orsi? E se avessi ragione, se l'orso che... ci ha tolto la linea e poi anche l'elettricità, se quell'orso fosse in corridoio ad aspettarci... Giusto. Grazie. Meglio dire a Caitlin che stiamo andando alla radio. Avranno paura. Sì, ok, certo. Andiamo.
Oddio. Sai, credo sia meglio lasciarla a Caitlin. E perché non le lasci il tuo di fucile? Perché io sparo molto meglio. Questo di non te. Puoi saperlo. Ok, potrei avere un'ottima mira. Potrei averla. Dalle il tuo fucile. Ok, hai ragione. Ehi, c'è comunque il mio. Se ti comporti bene, te lo faccio tenere. Non promettere col culo degli altri. Il mio culo mantiene sempre le promesse. Interrompo qualcosa? Tutto per te. Non saprei davvero cosa farci, poi mi fido di te. Oh, grazie tante, Dylan, sei così generoso e affascinante. Certo, certo, figurati. Oh, bello rivederti, bellissimo. Ah, è di nuovo l'ora, vero? Perché sei qui? Perché venire qui senza le mie carte? Ci sono delle verità, capisci? Verità che posso rivelare soltanto se le porti da me. Allora, arrivederci di nuovo. Ti lascio con questo. Ricorda chi sono i tuoi amici. Ricorda chi si prende cura di te. Ehi, non ho trovato nulla da mangiare. In cucina non c'è più nulla. Oh, cacchio, ho scordato la borsa. Ti ho portato questo.
È stato... Cazzo, non so neanche che è successo, è tutto confuso. Come ti senti? Tu come te la passi? Sto... Ecco, sono felice che tu stia bene. Stai bene? Scusami, te l'ho appena chiesto. Io... Tranquilla. Ok, sono andati a cercare una radio. Come mai hai un... Era nell'ufficio di Mr. H. Non si sa mai. Che è successo alla luce? Non lo so. Va meglio? Me la cavo. Diciamo. Aspetta, vanno al capanno della radio? Il telefono non va, provano a lanciare un SOS. Noi teniamo il forte. Non hai detto che Dylan e Ryan sono usciti? State qui, controllo. Non sappiamo cosa sia. E se è pericoloso? Sì, per questo vado a vedere. Nessuna traccia. Quando li trovi, va col sangue. E fammi sapere, Bobby. Shh.
forse questo non è il momento migliore per dirlo, lo so, ma... Cosa? Sì, ecco, diciamo che stavo pensando all'inizio dell'estate, quando ci siamo conosciuti qui al campo. E adesso che l'estate è finita, ecco, sai, è l'ultima volta che ci vediamo, no? Scusa, Nick, che vuoi dire? Ehi, io ti sto aprendo il mio cuore. Nick, scusa, possiamo rimandare? Io sto morendo di paura e non è il momento. Forse ho malinterpretato la situazione prima, ma mi è sembrato che volessi andare oltre. Beh, tu volevi che le cose andassero oltre. Ma sei scema? Ehi! Scusa. Voglio dire, certo che sì, ma non sapevo se fosse così anche per te. Sembra successo secoli fa adesso. Quindi tu volevi o no? Puoi dirmelo? Sì, credo di sì. Lo dici solo perché sto così. Nick. Che succede là fuori, Caitlin? Nascondiamoci, subito. Ok, ce la faccio. Oh mio Dio. Che succede? Cristo, dov'è il fucile? Dobbiamo andare. No, nascondiamoci. Svelta. C'è una vera radio. Credevo fosse solo per trasmettere i tuoi annunci. Oh, sì, sì. Un tempo era più una vera stazione radio, in realtà. Lo è ancora tecnicamente, ma nessuno si porta più la radio al campo, in effetti. Già. È strano pensare che una volta i bambini si portavano dietro la radio e il lettore CD e chissà che altro. Mentre ai giorni nostri serve soltanto il telefono, ma Mr. H te lo toglie il primo giorno del campo, così non sei distratto dalla tecnologia. La tecnologia ti dà e ti toglie. Quindi è questo quello che vuoi fare nella vita? Lo speaker al campo? No, dico il DJ, la musica, quello. Sì, mi piace la musica, ma... vorrei potermi specializzare in fisica dei quanti. Scusa, cosa? Sì. Oh, non sembri proprio un tipo da scienza.
Ah, beh, sì, è vero, non qui. No, ti chiedo scusa, è una cosa che mi interessa molto, ma fammi capire, in che senso non qui? Non qui al campo, me lo tengo per me, e poi qui sono... Sei l'anti-genio, geniale, simpaticoglione? Non è lusinghiero, ma è... No? Ok, va bene, ammetto che all'inizio ero nervoso all'idea di un contesto sociale scomodo e ho finito per compensare un po' facendo qualche battuta. Ci hai sguazzato? Sì, sai, agli altri piace l'atteggiamento blasé di Dylan. E a te piace essere blasé, Dylan? Beh, a me alla fine va bene tutto, sai. mi piace Dylan. Beh, piacere di conoscerti, Dylan. Sono Ryan. E in realtà sono... Leviamoci dal cazzo Ryan. Sì, lo preferisco e ha molta ragione.
Pronto? A posto. No, questo capanno è una vera discarica. Ok, quando io campeggiavo qua giù, funzionava a malapena. È rimasto chiuso per anni e mi ci è voluta davvero una vita, lo sai, per ripulire tutto quanto e sistemarlo per bene, quindi farà schifo per i tuoi standard. Ma l'ho fatto con tutto l'amore che ho, ok? Ok, ok. Fammela sistemare. Ok. Per te qui c'è niente di utile? Tra quegli attrezzi? No. È che a Mr. H serviva più spazio, così. È il compromesso per mantenere viva questa radio. Capito. Allora, che distanza raggiunge? È progettata per trasmettere gli annunci agli altoparlanti del campo, ma anche alle radio portatili, perciò credo arrivi a 1 chilometro. Abbondando. Allora, non credo che ci sarà molto d'aiuto. Mai sottovalutare la tecnologia. Tecnologia è la parola giusta? No, hai ragione. Qui si tratta più di magia, è vero. Oh, e tu qui saresti il mago? In un certo qual senso, sì. Comunque ci servirà una fonte d'alimentazione. Ed ecco che cosa useremo. Una tirapolvere. In realtà è un ripetitore, messo un po' male, ma sai, non si sa mai. E possiamo chiamare qualcuno con questa? Sì, non è bidirezionale questa radio, quindi noi possiamo parlare e poi al massimo possiamo attivare il nostro ricevitore sperando che qualcuno ci risponda e non è scontato, ma... Beh, in effetti non abbiamo molta scelta. Già. Allora, che cosa devo dire? Fai capire che è un'emergenza. Ok. Salve, come ve la passate? Sono... qui ci serve aiuto. Sono... siamo i tutor di Hackett's Quarry, il campo estivo. E c'è stato un terribile incidente, aggressione. Qui siamo nei guai, qui ci serve aiuto. Deve esserci una mandria di orsi e sono dappertutto e ci sono dei cacciatori anche che sembra sparino agli orsi ma sparano anche a noi. Che non è bello e abbiamo dei feriti e ci serve davvero aiuto, quindi vi prego, sono orsi feroci e non sappiamo che fare. Vi prego, aiutateci, SOS, questa è un'emergenza, sono orsi, salvateci, venite il prima possibile, aiuto! È andata bene? Era... Mandria di orsi? Sì. Branco di orsi? Quello non si usa per i pesci, non... No, Cristo. Ok, adesso mi sposto sul ricevitore, così vediamo se ci risponde qualcuno. Sì, io do un'occhiata fuori mentre fai le tue cose tecniche. Ok, sì, bene.
nessuna risposta. Vado a controllare. Ehi, ma ha detto Balta? Non hanno fatto niente, tu. Non lo so. Due maschi nel capanno della radio alle casette. Dell'altra coppia nessuna traccia. Non siamo sicuri che parlassero di noi. A me sembrava proprio che parlassero di noi. Ma non... non è possibile, giusto? Oh, cazzo. Sanno dove siamo, Ryan. Dobbiamo andare via. Cazzo. Merda, niente, cazzo. Niente panico, ok? Vai, troviamo Caitlin e tutti gli altri, ok? Ok, sì. Cazzo! Perché non mi hai detto che c'era quella cosa là fuori? Fanculo, non ho capito cosa ho visto! Ma hai visto qualcosa e non hai pensato che fosse il porco caso di dirlo? Mi è passato di mente! C'erano quei due tizi alla radio! Ryan. Questo è un orso. Cosa? Caitlin, Abby e Nick stanno venendo qui. Oh, merda. Stanno arrivando, dobbiamo avvisarli. L'altoparlante? Quello, sì. Sì, diciamo okay. Di nascondersi. Sì. Oh, cazzo, no! Oh, merda. Tieni premuto. Caitlin, rifugiatevi subito, non venite qui. C'è un animale proprio qui davanti. Fate... in una casetta, subito! Ah, cazzo, no! Meno male. E adesso? Uccidiamolo. Non è un animale normale. Non credo che basti il fucile. Cazzo. Hai idee migliori? Se dovesse avere l'udito come quello di un cane, allora forse potremmo... Si può mandare un suono molto acuto, un feedback lungo e spararlo a tutto volume. E certo farà un male boia, ma... Ok, va bene, facciamolo. Feedback. Ok. Ok, forza Dylan. Ragiona. Quasi...
Ehi, Dylan, su. Respira, so che puoi farcela. Ok, allora... Sì. Manca qualcosa. Cosa manca? Oh, merda. Ha strappato il cavo. Sistemalo, ti copro. Adesso, su, sbrigati. Fallo smettere! Che devo fare? Che cazzo devo fare? Cazzo si diffonde! Devi tagliarlo! Taglialo! No, cazzo, non ti faccio a pezzi! Prendilo! Cosa? Il cavo, dai, collegalo a quel coso! Ok. Che faccio adesso? Il pulsante! Si è rotto lo speaker. È andata. Grande Dylan. Sì, grazie. È sicuro? Non lo so, quella cosa è andata, ma abbiamo sentito i cacciatori alla radio. Cosa? Parlavano al walkie-talkie, sapevano che eravamo qui. Avete mandato il messaggio? Non so se siamo riusciti. Grande. Che cavolo è successo lassù? Ci ha attaccati. Dio santo, dovevi vederlo. Dylan ha lanciato un feedback lungo per scacciarlo. Ah, niente di che. Feedback lungo? Beh, ho pensato, se anche quello è come molti altri animali, allora avrà un udito finissimo, quindi... Caitlin, il fucile? L'ho perso. Uno di quei tizi è venuto a salutare. Ma che cazzo? Ma ci ha sparato. Che sei? Ma chi era? La seguiamo? Dylan, che cos'è? Oh mio Dio! So
E qui ci fermiamo per la seconda volta e va bene, dai, ok, mi ha preso un po', è estremamente teen come horror, comunque un po' mi infastidisce e allo stesso tempo un po' mi incuriosisce, quindi andremo a vedere il finale però nella prossima puntata, quindi qui chiudo e ciao a tutti.